Salta ancora una panchina in Serie A, via Alvini e dentro Davide Ballardini sulla panchina della Cremonese. Ballardini torna in Serie A dopo aver avuto le tante esperienze soprattutto nel Genoa e con il Cagliari e con la Lazio, quelle che ricordiamo maggiormente. Per quanto riguarda il modulo, aspettiamoci più un 3-5-2 con l'alternativa difesa a 4 con 3-4-1-2. Questo perché la difesa a 4 la si è vista fondamentalmente nell'era di cui allenava la Lazio o quando ha allenato il Cagliari. Andiamo poi ad analizzare quali potrebbero essere gli scenari tattici in campo. Analizziamo prima il 3-5-2 con Carnesecchi, però non scordiamoci anche Rado, ma dovrebbe essere Carnesecchi il titolare tra pali. In difesa Ferrari, Bianchetti e Locofcili. Le prime alternative sono EU, Quagliata e Chiriches attualmente infortunato. Per quanto riguarda il centrocampo, al centro Mettè, Castagnetti e Piccia, che dovrebbe essere la mediana, sull'esterno Invalidi e Sernicola favorito su Ghiglione. Per quanto riguarda il tandem d'attacco, Kereke ed Essers, ma occhio anche a Ciofani. Invece, se dobbiamo andare a ipotizzare la difesa 4, sia 4-3-1-2, l'alternativa sarebbe in difesa con l'arretramento appunto dei due terzini Valeri e Sernicola, al centro con Ferrari e Locofcidi, con alternativa appunto Bianchetti e Aibù e anche senza scordare anche Kriches. Per quanto riguarda il centrocampo, con Pichel, Castagnetti e Mettè, alternative sono Milanese appunto, poi comunque ci dovrebbero essere anche acquisti per quanto riguarda la compagine del calciomercato per il centrocampo, ma anche per la difesa. Sulla tre quarti ipotizziamo uno Kereke o uno Zanimacchia, visto che appunto Zanimacchia il suo ruolo naturale è quello del trequartista, e come tandem d'attacco ho due punte pesanti, Tessers o Ciofani, appunto avendo Zanimacchia sulla tre quarti o Kereke a fianco a Tessers. Queste i possibili risvolti tattici della Cremonese con l'arrivo in panchina di Davide Ballardini.